In questo video parleremo di rito della velazione che potete chiedere di aggiungere al rito cattolico per rendere la benedizione degli sposi ancora più suggestiva ed emozionante. Ciao sposine e sposini, benvenuti a questo speciale tutto dedicato ai riti simbolici. Infatti ho deciso di utilizzare il mese di agosto, dove vi immagino, spero per voi che siate in vacanza sotto l'ombrellone o in montagna, dove volete. Ho pensato di creare per voi dei video abbastanza brevi per approfondire in ognuno un rito simbolico che potrete decidere di aggiungere alla vostra celebrazione. In questo video parliamo in particolare di rito della velazione, che è uno dei pochissimi riti che si possono aggiungere alla cerimonia cattolica. In realtà è un rito di origine ortodossa, quindi se state per organizzare un matrimonio ortodosso cattolico, quindi misto, non avrete bisogno di chiedere neanche nessun permesso. Se invece il vostro è un rito solo cattolico, per poter fare il rito della velazione dovete chiedere un permesso al vescovo, che però normalmente lo dà senza grossi problemi. Qual è il significato del rito della velazione? È un modo per rendere più intensa, più significativa la benedizione degli sposi, quindi avviene dopo aver fatto lo scambio degli anelli, lo scambio delle promesse, quindi quando sostanzialmente sarete già marito e moglie, arriva il momento appunto della benedizione degli sposi, che solitamente nella cerimonia cattolica è un momento intimo, gli sposi si inginocchiano, il sacerdote li benedice e la cosa finisce lì. Questo rito vi dà invece la possibilità, secondo me molto bella, di coinvolgere altre persone, che possono essere i vostri testimoni oppure i vostri genitori, e parteciperanno alla benedizione. In che modo? Stendendo proprio su di voi un velo, coprendovi con questo velo nel momento in cui il sacerdote pronuncia la preghiera della benedizione. Cosa simboleggia questo velo? Simboleggia lo Spirito Santo, che nella Bibbia normalmente interviene portando un'ombra, avvolgendo con un'ombra. E proprio questo è il senso. I vostri testimoni o i vostri genitori vi aiuteranno a portare su di voi lo Spirito Santo, che benedirà e vi avvolgerà in un abbraccio per la vostra unione, per come buon augurio e protezione per la vostra famiglia. In più c'è anche un altro significato, perché una volta gli antichissimi cristiani non vivevano in abitazioni di pietra, ma vivevano in tende, e quindi questo telo simboleggia anche la tenda, che era l'abitazione, quindi ancora di più la nascita di una nuova famiglia in una nuova casa. Sostanzialmente il rito della velazione non allunga la cerimonia, non aggiunge niente di diverso, nel senso che comunque gli sposi sarebbero stati benedetti, però il fatto di poter coinvolgere persone che altrimenti sono solamente degli spettatori, perché testimoni e genitori normalmente non hanno un ruolo partecipativo al matrimonio, diventa molto bello. E so per certo, perché me l'hanno detto i miei sposi, che averli intorno, che con questo senso di protezione nel momento della benedizione, è una cosa estremamente emozionante. Quindi pensateci se state per organizzare un matrimonio cattolico. Che cosa serve per organizzare il rito della velazione? Semplicissimo, solamente un telo bianco, più semplice possibile, leggerissimo, anche di tulle andrebbe bene, o di organza, comunque un tessuto molto leggero, liscio o proprio leggermente decorato, ma il minimo possibile. Le dimensioni circa 1 metro per 1,20 m, la parte lunga sarà quella che terranno su di voi i vostri testimoni e genitori, e la parte corta è la profondità che vi coprirà sul capo mentre sarete inginocchiati. Questo rito anticamente era già presente nel matrimonio cattolico, nella celebrazione cattolica, poi per un lungo periodo di tempo era stato tolto ed è stato da qualche anno reinserito, quindi sono abbastanza sicura che i vostri amici o parenti che si sono sposati da poco non l'avranno utilizzato per il loro matrimonio, e quindi è comunque una cosa nuova da fare per coinvolgere un po' tutti gli invitati, stupendoli anche durante la messa. Nel prossimo video parleremo di un altro rito bellissimo, che è il rito della luce, con un significato molto bello, quindi noi ci vediamo al prossimo rito. Ciao!